È stato forse il primo anno in cui io veramente ho avuto qualche crisi di pianto, ve lo giuro, raga, io ho avuto delle crisi di pianto proprio ad un certo punto iniziavo a piangere. Se io guardo indietro mi viene un'angoscia e un'ansia, raga, perché vi giuro, cioè proprio mi manca l'aria. Devo, Ora perché vorrei un attimo parlare di quest'anno scolastico in generale. Raga, ora rifarò sul rumore della sedia. Infatti sì. Allora, raga, io sto al terzo anno di liceo scientifico, questo, cioè, si è concluso quasi, a parte queste due interrogazioni, è concluso l'anno, e perché quest'anno è stato proprio pesante. Cioè, io, allora, sono sempre andata molto bene a scuola, non nego questa cosa, però non ho mai provato tutta quest'ansia e tutto questo esaurimento. Sì, per carità, fino ad un certo punto sì, perché soprattutto se si vogliono raggiungere dei voti molto alti. Almeno io non riesco a non stare in ansia per un'interrogazione o una cosa del genere. Però, raga, quest'anno è stato proprio. Cioè, io mi sono sentita veramente esaurita, cioè esaurita al massimo. Io 3 giorni avevo l'ansia, cioè su 7 giorni, 6 ne avevo l'ansia, uno forse in metà giornata ero un po' tranquilla, ma poi riprendevo quest'ansia. Cioè, io pensavo H24, oddio, devo fare l'interrogazione, oddio, devo fare il compito, oddio, come è andato? Perché poi facevo il compito, chissà come è andato, l'interrogazione, magari quel voto, però poi pensavo, no, raga, ve lo giuro. Poi il fatto che magari quest'anno i voti contano principalmente per i crediti mi ha destabilizzato ancora di più. E quindi diciamo che quest'anno sono stata particolarmente toccata dalla scuola. Cioè, raga, vi giuro. È stato forse il primo anno in cui io veramente ho avuto qualche crisi di pianto, ve lo giuro, raga, io ho avuto delle crisi di pianto proprio ad un certo punto iniziavo a piangere. E nulla, però non mi è mai capitato, cioè per la scuola in genere, no, veramente queste cose mi stanno dando troppo fastidio. Che odio. E nulla. Quindi sì, vi posso dire e confermare la tesi, cioè l'ipotesi del fatto, questa grandissima leggenda che il terzo anno alle superiori è molto complicato. Sì, ve lo confermo proprio in maniera molto, molto decisa perché è stato l'anno in cui più mi sono esaurita. Ora me ne mancano altri due, non so se questo sarà quello più. Però quest'anno è stato davvero tosto. Tosto, tosto, tosto. Non voglio spaventarvi, non vi spaventate, prendete la vita con filosofia, almeno iniziate l'anno con filosofia, poi si vede come va la vita, poi si vede. Però, sì, raga, io l'ho trovato abbastanza tosto. Sarà che volevo raggiungere risultati alti, cioè avevo delle aspettative anche per quanto riguarda i miei voti alti, ma è stato tosto proprio nel raggiungere questi obiettivi, ma proprio le materie accumulate, alcune cose erano un po' più complicate, non lo so, raga, veramente. Quest'anno è stato tosto, ve lo posso confermare, però sono soddisfatta comunque di quello che ho fatto. Appunto, se mi guardo indietro l'ansia, l'angoscia, perché dico come cavolo ho fatto a superare questi mesi, quanti sono i mesi scolastici? Circa 8 mesi, ottobre, novembre, dicembre. Settembre non l'ho contato. Vabbè, 4 mesi. No, 9 mesi. Non contando giugno. Perché giugno a scuola ci andiamo e non ci andiamo. Però sono stati dei mesi davvero, davvero pesantini. Sì. Ora arriva l'estate e non so, raga. Venendo all'estate, cioè pensando all'estate mi sento libera, ma pensando indietro dico, oddio, Marghe, come hai fatto? Però ce l'abbiamo fatta, è finito quest'anno, non so quante volte ho detto durante quest'anno non vedo l'ora che finisca, non ce la faccio più, mi sento esaurita, però ce l'abbiamo fatta, cose che sembravano impossibili si sono avverate. E nulla raga, quindi buona estate a tutti, spero che riuscite appunto a superare quest'anno in maniera decente, l'importante è che si superi in maniera decente, l'importante è che raggiungiate gli obiettivi che voi vi siete predisposti. No, voi vi siete. Raga, come si dice? Voi vi siete prefissati.
E se non li raggiungete non fa niente, si può rifare, vi potete rifare per l'anno dopo, oppure se non è un vostro grande interesse non fa nulla. Niente, però raga, mi raccomando, la scuola è importante, quindi anche un minimo date uno sforzo, anche se a volte sembra troppo complicato, troppo pesante, troppo aia. E quindi mi raccomando. Niente, mando un bacio e vi volevo far capire quanto anche io mi sono esaurita tantissimo per questa scuola quest'anno.